È l'Istituto Statale Augusto Monti di Asti ad aver vinto il premio del concorso Made for Science di Diasorin, organizzato da Diasorin, come accanto a me c'è Carlo Rosa, che è di Diasorin appunto, che in qualche modo ha ideato questo progetto, questo percorso. E poi la novità di quest'anno è che in realtà dal prossimo anno diventerà nazionale, quindi una sperimentazione piemontese per arrivare a rivolgersi a tutti i licei d'Italia. È così, è nato perché vogliamo insegnare ai ragazzi l'amore per la scienza. In un momento in cui fare scienza vuol dire occuparsi di scienza, vuol dire prodotti ad alta tecnologia, vuol dire un mondo del lavoro che permette di quindi pagare bene le persone e non essere dipendenti dal costo del lavoro ma dall'innovazione. E per cominciare, si continua a dire non abbiamo abbastanza ingegneri, però il problema è che bisogna cominciare a convincere questi ragazzi qui poi ad andare a fare l'ingegneria, e quindi l'unico modo è dargli la possibilità di toccare con mano la scienza e quindi entrare in laboratorio. L'amore per la scienza, di cui naturalmente voi siete particolari fautori, c'è anche un aspetto economico. È un momento di difficoltà economiche, difficoltà a trovare lavoro, eppure voi investite parecchio denaro all'anno, se non sbaglio, in ricerca appunto. Sì, perché è l'unico modo per essere competitivi. Un'azienda deve essere globale. Noi oggi operiamo in 90 paesi e quindi vuol dire innovazione. E quindi vuole dire investire in ricerca e sviluppo. Noi investiamo 50 milioni all'anno in ricerca e sviluppo, abbiamo 4 centri di ricerca, due in Italia e due negli Stati Uniti, e devo dire che i risultati oggi ripagano molto questo investimento. Riesce a fare ricerca in Italia, anche un'azienda privata appunto? Assolutamente sì, anche perché questi, avete visto il livello della scuola che è altissimo, ci sono delle università che hanno un livello ottimo, da cui escono grandi ingegneri, grandi fisici, biologi, che purtroppo, come vedete oggi, vanno via, tendono a portarceli via. Quindi quando lei li cattura e li tiene in Italia hanno una produttività scientifica impressionante. E allora dove sta la difficoltà? Nella quantità di aziende che si occupano di alta tecnologia, no? Perché noi abbiamo un tessuto industriale fatto di aziende piccole e purtroppo per quando ci si occupa di tecnologia e di scienza essere piccoli non aiuta, no? E quindi stiamo pagando lo scotto, secondo me, dimensionale delle aziende, ma quelle poche che ci sono dimensionalmente giuste competono a livello globale e vincono a livello globale. Arriviamo appunto alla novità: dal Piemonte il concorso si sposta, resta in Piemonte, ma si allarga, ecco, meglio, a tutta Italia. Insomma, è come un po' come il discorso scientifico, no? Si parte dal piccolo e poi si cresce. Ma guardi, noi abbiamo cominciato cercando di imparare come funziona, per cui partire dall'Italia a 1600 licei era complesso, certo. Quindi siamo partiti da una realtà piemontese che conoscevamo, il territorio, 150 licei. L'abbiamo fatto 2 anni, abbiamo imparato come funziona e adesso l'idea è cercare di portare lo stesso vantaggio in tutta Italia, no? Perché poi alla fine noi non siamo una regione, siamo un paese. E adesso vedremo che cosa succede. Quindi premierete 3 licei in modo diverso, in modo che ci sia un primo, un secondo, un terzo, ma anche il vostro investimento in qualche modo aumenta. L'investimento aumenta, rimane il concetto meritocratico, cioè c'è sempre un vincitore e chi vince ovviamente si porta via delle risorse più importanti rispetto al secondo e al terzo, ma alla fine premieremo 3 scuole e soprattutto staremo vicino a 3 scuole, perché poi il problema, abbiamo imparato, non è solo il premio, ma poi aiutare la scuola a comprare le cose, a mettere insieme i laboratori e così via, quindi più lavoro. Poi c'è questo aspetto positivo in cui le scuole possono anche interfacciarsi, no? Relazionare, come avviene nel mondo della scienza. Assolutamente sì, tutto è stato oggi chiesto dalla scuola, dicendo la cosa più bella che noi potremmo fare per ringraziarvi e poter lavorare con noi. Ci penseremo, vediamo come fare. Il professor Giovanni Valenti è il capo progetto con gli studenti Elena Agnella, Giorgia Costa, Giuseppe Mastroianni, Mattia Della Valle e Lorenzo Masera. È il gruppo che appunto ha vinto quest'anno l'edizione di Made for Science. Professore, qual è il vostro progetto?
Sì. Il progetto è un progetto che ha come centralità, diciamo, i funghi, no? Noi siamo partiti da un problema che è quello legato alla conservazione degli alimenti e come questi alimenti vengono conservati e quali sono i problemi legati agli alimenti, alla conservazione degli alimenti e quindi soprattutto alla presenza dei funghi. E quindi il nostro progetto consiste nell'andare a ricercare la presenza di questi funghi sugli alimenti utilizzando una serie di strumentazioni. Ad esempio, non so, la cappa microbiologica che ci permette di coltivare questi funghi in un ambiente sterile, poi l'osservazione al microscopio per quanto riguarda gli aspetti morfologici dei funghi e poi l'analisi biomolecolare e quindi l'utilizzo di nuove strumentazioni come la PCR, l'elettroforesi su gel, per ricercare il DNA e poi confrontarlo con altri DNA per diciamo, classificare questi funghi e poi ovviamente la ricerca delle micotossine. Com'è stato il lavoro con i ragazzi di progettazione? Ma il lavoro di progettazione, come dicevo, è stato soprattutto un lavoro di team, no? Nel senso che abbiamo cercato di costruire insieme, ognuno per le proprie competenze, sia con i ragazzi e sia con l'università, di costruire questo progetto. E ovviamente abbiamo trovato e visto dei ragazzi molto attenti, molto, con molte competenze, no? E anche con molte capacità e molta curiosità. Infatti su una cosa su cui vorrei insistere è che abbiamo trovato dei ragazzi molto curiosi, no? Di questi aspetti legati al mondo scientifico. Siamo nel laboratorio che è stato di fatto finanziato. A che cosa è servito l'investimento e che cosa avete acquistato? Dunque, per quanto riguarda il laboratorio, sono state acquistate una serie di strumentazioni. Come dicevo prima, la cappa microbiologica che ci permette di coltivare questi funghi in ambiente sterile, una serie di microscopi che ci permette di osservare al microscopio gli aspetti morfologici dei funghi e poi strumentazioni come la PCR che serve per in pratica moltiplicare il DNA e poi suddividerlo utilizzando l'elettroforesi su gel. In questo modo riusciamo effettivamente ad individuare e a osservare direttamente il DNA di questi funghi. Infine, i ragazzi possono essere davvero mad for science, ovvero insomma impazzire di passione per la scienza. Questo è quello che speriamo, no? Nel senso, effettivamente la cosa che per noi è importante è che effettivamente i ragazzi all'interno di questo contesto riescano effettivamente a appassionarsi, no, al mondo scientifico, che è la cosa che compete soprattutto alla scuola, cioè quello di creare delle persone che siano curiose e che siano appassionate per quanto riguarda gli aspetti scientifici.